Ieri la domenica è finita de merda. Oggi il lunedì è cominciato de merda, ma voglio riassumere molto rapidamente per chi se lo fosse perso. Ieri abbiamo pareggiato 0-0. All'ultimo ci hanno dato un calcio di rigore. Ce l'hanno fatta crede. Ce l'ha Ce l'hanno tentato, ha tolta. Abbiamo tentato. pareggiato 0-0. Stanotte ho dormito 3 ore e mezza. Mi sono svegliato stamattina. Vabbè, la giornata de merda. No, Una no, giornata, ma questo si è sentito male al lavoro e ritornate via dicendo. lasciamo stare. Per non farci mancare nulla, la Juventus vince con il Crotone e vabbè, su questo diciamo che non è che ci fossero molti dubbi e Non va è bene. che ci aspettavamo tanto diverso stasera dal Ma risultato dopo il che. danno arriva la beffa. Primo perché c'avevo Cristiano Ronaldo contro il Fantacalcio, quindi se prospetta domani un'altra giornata di merda perché devo registrare e editare il video del Fantacalcio, un'inculata finale, e ci hanno sorpassati in classifica. Sì, vabbè, Ci il hanno sorpasso. sorpassati in classifica e ci hanno pure una partita di meno. Attenzione, Ronaldo fa il terzo. No, la stoppa male. Arriva il quasi il quarto. Niente, non è arrivato per un soffio. Comunque, Ciao. ciao e ben ritrovati a tutti quanti. Mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Stessa cosa sul Sì. secondo canale YouTube. Oggi sono usciti 3 video sul secondo canale YouTube, tra cui il segna o non segna della Champions League. Non aggiungo altro, trovate il link del canale in descrizione o cliccando qui. Detto questo, innanzitutto una piccola parentesi su Gianluigi Buffon, non so se lo sai. 654 54 presenze, partite, esatto, presenze, e diventa il calciatore nei top 5 campionati campionati europei europei con più con più presenze. presenze in assoluto. Esatto, quindi direi un record difficilmente raggiungibile da chiunque, C'è chi insomma. sta parlando di Gigio Donnarumma perché ha fatto ieri, l'altro giorno, 200 Sì. presenze in Serie A, Buffon 200 presenze. Donnarumma non c'ha neanche 22 anni, Buffon c'ha 24 e più anni. Quindi se Chi lo sa dovesse. dovesse restare ovviamente nel campionato Certo, italiano in realtà, sicuramente no? potrebbe essere un pretendente Potrebbe superare le a presenze del questo Buffon nuovo in Serie A e record. chi lo sa anche nei top 5 campionati europei, ma ne deve fare ancora di strada e ne deve passare acqua sotto i ponti. E ne anni soprattutto. Detto questo, parliamo della partita. Sulla Sì, partita io direi che c'è c'è poco da poco. dire Purtroppo perché, poco, è ragazzi miei, andata come ci aspettavamo. Ronaldo ne infila due. Se non sbaglio, si era mangiato pure un altro prima sì, solo de. un altro. Se ne Pri tu nel frattempo sei andato di là, sei ritornato, se ne è mangiati 4 o 5. prima de dei primi due gol, praticamente se ne è Sì, mangiato uno assolutamente clamoroso. sì, però contro Contro il il Crotone. Cortone stavo a dire. Contro il Crotone, sinceramente, non è che mi aspettavo una partita tanto diversa da quella che abbiamo visto adesso. 3-0 Io senza speravo storie. onestamente non segnasse, mi servivano 12-13 gol di Alvaro Morata che è subentrato solamente da poco, Esatto, perché e. giustamente è così che funziona, ci ha avuto un malore l'altro giorno, oggi non ci ha avuto possibilità. Esatto. Weston McKennie, chiamatelo come pare, che Er non patatina. stava, Er Patatina come lo chiamo io, non stava affrontando ultimamente il momento di quelli, è tornato in Ne ha auge. buttato È tanto tornato in dentro. voga Sì. e questa Juventus che ragazzi pian piano e zitta zitta con una partita in meno si riporta al terzo posto in classifica. Puoi dire attualmente a quanti punti di distacco dalla prima della classe e dalla seconda attuale della classe? Allora, abbiamo l'Inter a 53 e il Milan a 49 con 23 partite giocate, mentre invece la Juventus con una in meno è terza da sola a quota 45, quindi si Tradotto trova meno. meno 8 e meno 4. Dovesse vincere con il Napoli, seppure ancora da giocare. Dovrebbero essere meno 5 e meno 1. Quindi, Cioè, ragazzi, praticamente la Juventus rientrerebbe completamente nei in corsa. giochi, seppur 5 punti di distacco non so pochi, Non ma sono per neanche come così era tanti. cominciato il campionato e per come si era evoluto, insomma, questi zitti zitti, quando gli va male, comunque stanno sempre là, no? Ci sono Sì. tante altre squadre, uno dice, va bene, annata no, tipo il Napoli della scorsa stagione, il Napoli di questa stagione, quando hanno le annate no, si ritrovano settimi in classifica. La Esatto. Juventus, quando gli va male, si ritrova È terza, comunque comunque terza. bene o male nella lotta. Ovviamente però parliamo di una squadra che vince 9 scudetti consecutivi. E che Sì, c'ha ma una che ha rosa cambiato tanto. ha Sì, cambiato sì, tanto, ma sì, sì. c'ha comunque una rosa Ha impressionante. cambiato però tanto, e questo c'è da Sì, dirlo perché hanno dato fiducia ad allenatore. un allenatore che non aveva minimamente esperienza, che era stato Certo. chiamato per fare l'Under 23, no, per allenare l'Under 23. Alla fine gli hanno detto: no, guarda, abbiamo deciso, Ci Sarri serve va per la prima via, squadra. vieni in prima squadra. E
ha imposto comunque le sue idee di gioco. Io ho già espresso il Possiamo mio parere dire che ci in sta merito. Ancora provando, diciamo che non le ha imposte al 100%. Beh, secondo la me, la Juventus, come... qualche passaggio a vuoto lo ha sicuramente dimostrato, come tutte normale, le altre squadre. Come normale che sia, esatto. Perché soffia, purtroppo, soffia pure. Intanto mi soffio, sì, ecco, finisco ed esprimo il concetto. Comunque, dicevo, è normale perché è tutto nuovo. Tanti giocatori nuovi e le idee soprattutto sono nuove per Pirlo, quindi non è magari facile impostare un certo tipo di discorso. Alcune volte c'è riuscito, altre no, però diciamo che ci sta provando e tante volte però comunque riesce ad esprimere quello che vuole sul campo, che è la cosa più importante. Questo è poco ma sicuro, e volevo aggiungere, ecco, Lomone fanno un altro, tanto Morata non mi segnerà mai manco, sì. Al massimo fa l'assist, non è, questo non viene considerato assist. C'è stato un calciatore della Juventus che è andato contro 4-5 difensori del Crotone. Questo Crotone ha fatto quel che poteva, in realtà qualcosina hanno provato a fare, ma la differenza tecnica e tattica tra le due compagini non è minimamente paragonabile. A chi dice ma se salverà sto Crotone, beh, non era questa la prova per capirlo. Lo capiremo ovviamente nelle partite con le squadre un po' più all'altezza. Ad oggi ti posso dire che il Crotone forse è una delle pretendenze che non si salverà, perché comunque c'ha 12 punti a meno 8 dal Torino, quart'ultimo, quindi il primo posto per la salvezza, esatto, attualmente. 8 punti adesso come adesso sono a voragine. Comunque, praticamente devono svenire ulteriormente le squadre davanti e permettere al Crotone di fa un altro campionato praticamente, dove le vince più o meno tante. Tutte, esatto, dove le vince tante e si riporta soprattutto. Ed è particolarmente difficile. Comunque Juventus in rifondazione, nuovi moduli, nuovi esperimenti e via dicendo. Se vai a leggere quanti gol hanno subito, ci renderemo conto che, vi renderete conto che la Juventus ha subito 19 gol. A miglior difesa. Esatto. In quante partite? In 23? 22. Ce n'hanno 22. 22 partite, quindi subiscono meno di un gol a partita. Ed è forse questo che finora ha permesso alla Juventus di mantenere questa posizione nonostante alcuni passaggi a vuoto. È sicuramente la miglior difesa del campionato, perché tutte le altre parla di numeri. Esatto, parla di numeri. Proprio per distacco è la miglior difesa. Altro dato statistico molto importante, Cristiano Ronaldo segna al Crotone, non aveva mai segnato, no. Segna 76 squadre, 76 o 78 squadre differenti, esatto, in carriera. Mette record su record. Domani Sport Mediaset come minimo gli dedicherà, non lo so io, 45 minuti di 78, confermo i 78. Comunque, oh, raga, giocatore che pazzesco. Sì, continua a macinare record su record, gol 36 su gol. Anni appena compiuti, classifica marcatori attualmente ha superato. Si riporta primo perché Ronaldo è adesso a quota 18 gol realizzati, con Lukaku 17 e un tris d'assi composto da Muriel, Immobile e Ibrahimovic al terzo posto. Non escluderei soprattutto Luis Muriel dalla corsa, perché c'ha il record Muriel, un gol ogni 54 minuti, meglio di Lukaku e di Ronaldo. È impressionante. Fateci Muriel sapere. È pazzesco. La vostra acquisto sotto nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi ad entrambi i canali, profili social, Instagram, come sotto in descrizione, contenuti consigliati, piattaforma Viola, vi aspettiamo in diretta per commentare questa partita, e dovessero segnare altri gol non cambierebbe assolutamente nulla, né il risultato ovviamente, niente, me ne fa un altro il fantacalcio, tanto già è andata e bestemmie partiranno lo stesso, e fateci sapere semplicemente la vostra sulla Juventus, se può ancora lottare per lo scudetto, magari approfondiremo nei prossimi giorni con un video dedicato, e che fa il Crotone. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.